Stelle del Circo dei Cinque Continenti in esclusiva nazionale a Pescara torna funambolica con le novità più prestigiose del circo mondiale. Per la 16ª edizione il Festival Internazionale del Nuovo Circo promette ancora una volta di trasformare Pescara nella capitale dell'arte più antica e diffusa al mondo, appunto quella del circo. Il festival, prodotto dall'ente Manifestazioni Pescaresi e curato dal suo ideatore Raffaele De Ritis, si svolgerà dal 20 giugno al 9 luglio tra il porto turistico e il teatro d'annunzio di Pescara. La manifestazione in 15 anni ha portato in esclusiva decine di premi mondiali, poi approdate nel capoluogo adriatico. Vogliamo ricordare gli appuntamenti più importanti? Quest'anno il programma inizia al porto turistico dal 20 al 26 di giugno. Ogni giorno ci sono le repliche dello stesso spettacolo con il tendone, come abbiamo fatto già ogni anno. È una compagnia che si chiama Kairos Teatro nelle Foglie. Hanno costruito questo tendone immersivo dove la scenografia è parte stessa dell'ambiente degli spettatori, quindi sarà una sorpresa, una cosa mai vista. Poi ci spostiamo al Teatro d'Annunzio. Il 5 luglio ci sarà una esclusiva nazionale, per la prima volta in Italia, questa compagnia francese che si chiama Esquive. È una sensazionale scenografia dinamica dove questi artisti si camminano sulle pareti, si lanciano nel vuoto con una fusione tra danza contemporanea, musica elettronica, acrobazia. E poi l'appuntamento più atteso, il Grand Gala du Cirque. La 14ª edizione, anche se il festival è il 16º, si svolgerà sempre al Teatro d'Annunzio, due repliche per poter contenere tutti, l'8 e il 9 di luglio. Come sempre, una selezione dei più grandi artisti di tutto il mondo che abbiamo cercato un po' ovunque, e sono circa quest'anno per il Galà una ventina di artisti da 10 nazioni diverse. Sono i vincitori del Festival Monte Carlo, del Festival del Circo di Parigi, i vincitori dei Talent. C'è il tentativo, seppur difficile, di far esibire artisti russi e ucraini. Noi negli anni abbiamo sempre ospitato sia artisti russi e ucraini perché sono tra i più bravi del mondo. Quest'anno sicuramente avremo degli artisti russi, per gli ucraini stiamo tentando di fare il possibile perché chiaramente la situazione è difficile, quindi speriamo per il giorno 8 e 9 luglio di avere questa bella sorpresa.